Luca, in un caldo asfissiante Barcellona conquista il primo sorriso di una prestagione in crescendo, un risultato anche pure bugiardo per, nel finale, perché avete sempre amministrato anche con 30 punti, il pubblico si è divertito e ha ammirato la nuova squadra nella prima uscita. No, beh, sono contento, sicuramente il punteggio è un po' beffardo perché loro ci hanno fatto molta zona al secondo tempo e noi abbiamo cominciato solamente stamattina, si può dire, a fare gli attacchi contro la zona, quindi contro la zona in questo momento siamo ancora un po' indietro, però la cosa importante era il primo tempo, il pressing tutto campo, l'attacco alla uomo, che è quello che stiamo facendo dall'inizio della preparazione, e sicuramente si sono visti i passi avanti. Adesso mancano ancora una settimana e mezza all'inizio del campionato, abbiamo modo di mettere a posto insomma le cose che non vanno, però insomma grandi passi in avanti rispetto all'ultima partita. Luca, nel giorno del raduno avevi detto che la Sicilia comunque era nel tuo destino, magari saresti anche arrivato, adesso la cosa si è tramutata in realtà. Come procede questo ambientamento nel nuovo gruppo? No, io mi trovo benissimo, ho accusato un po' lo scirocco perché non ero abituato e l'ho un po'... No, vabbè, adesso a parte quello, però effettivamente io non c'ero abituato, no, comunque al di là di quello, no, qua si sta veramente bene, fa caldo, ma è normale che sia così, anzi, se noi ci prepariamo a giocare con questo caldo, quando andremo nelle città un pochettino più fresche, sicuramente saremo avvantaggiati. Senza assilli di risultato ad ogni costo, che però non significa che comunque punterete a vivacchiare, tutt'altro, è sicuramente la sensazione che quest'anno il gruppo potrebbe rappresentare la spinta in più per Barcellona. No, sicuramente, siamo un bel gruppo, lavoriamo bene insieme, adesso fin dove possiamo arrivare è ancora presto per dirlo, sicuramente le premesse sono buone, noi cercheremo di fare di tutto, come abbiamo sempre detto dal primo giorno, per andare più avanti possibile, però adesso fare dei pronostici mi sembra un pochettino prematuro, però sicuramente le premesse per toglierci delle soddisfazioni ci sono sicuramente, vediamo un attimino fino a che punto riusciremo ad arrivare. Ad un big della nostra pallacanestro che per 13 anni ha calcato la massima serie, 10 anni fa esatti conquistava un argento olimpico ad Atene, possiamo dire che un po' sta stretta questa due gol, o comunque è un campionato dove hai trovato la tua collocazione? No, assolutamente no, nel senso io mi trovo benissimo, è già la terza stagione insomma che gioco in A2 Gold, anche perché insomma in A1 purtroppo, non lo dico io ma lo dicono un po' tutti quanti, i regolamenti per noi italiani sono molto penalizzanti, però sicuramente il campionato di A2 sta diventando un campionato di livello, credo che anno dopo anno stia crescendo, anche perché tanti giocatori stanno scendendo in categoria, e questo sicuramente rende la 2 Gold più competitiva, e per noi italiani sicuramente, soprattutto per i giovani, quelli più giovani di me, sicuramente è un buon modo per crescere, aumentando la competitività e si aumenta anche la crescita cestistica. Infine, in vista del debutto del 5 ottobre, ancora addirittura qualche querella societaria, non si sa se sarà Forlì l'avversario, sicuramente è importante partire col piede giusto perché siete una squadra che dalle gare casalinghe vuole ottenere il massimo. No, sicuramente, adesso venerdì sapremo se giocheremo o no la prima partita, se la giocheremo ci faremo trovare sicuramente pronti, se non la giocheremo sarà sicuramente un punto a nostro vantaggio, perché avendo cominciato la preparazione una settimana più o meno dopo le altre squadre, sicuramente eventualmente non giocare la prima di campionato ci permetterebbe di avere quella settimana in più che abbiamo perso all'inizio, quindi in tutti e due i casi c'è il lato positivo, comunque noi ci prepariamo per giocare il 5, poi venerdì la decisione non dipende da noi.